me somebody. Amici di LiguriaWeb.tv, ben ritrovati in un'altra puntata. Anche questa dal sapore culturale, oltre allo spettacolo, oltre allo sport, oltre alla solidarietà e tante altre iniziative che i nostri ospiti vengono qua a promozionare o a parlare anche di loro stessi. Come è stato nel caso di questi due personaggi che sono ai miei lati? Io dico sempre che quando i nostri ospiti ritornano, desiderano ritornare, è perché qua a LiguriaWeb.tv si sono trovati bene. E penso che si siano trovati bene Roberto Monleoni e Sergio Monleone. E non è un'omonimia, una cognomonimia, sono fratello e sorella. E guarda caso, quasi inconsapevolmente, ho presentato il 15 gennaio, mi sembra, Progetto Golem di Roberto Monleone e un poco più avanti, a maggio, luglio, primo miraggio di Sergio Monleone. Sono due noir, due thriller. Allora, innanzitutto la coincidenza che due fratelli, entrambi è il loro primo libro. La prima fatica, vero Sergio? Sì, sì. Qual è il risultato dopo qualche mese, da che sei venuto qua a presentare il libro, di questo primo miraggio? Una grande sorpresa. È stata una sorpresa, è stato incredibile vedere quanta simpatia ho riscosso. Questo libro piace. Hai avuto tantissime interviste qua, un'altra TV, certo, Radio Baboleo, sì, Radio Onda Ligure 101. Anche, però cominciano a leggerlo, cominciano a recensirlo, lo hanno fatto su Facebook, ne stanno parlando bene, piace e a questo punto pian pianino viaggia. Poi ritorneremo a spiegare cos'è il primo miraggio, che non si tratta di un povero cristiano che si perde nel desertro e vede come miraggio ormai un palmizio. Ce l'abbiamo detto, abbiamo detto che più è un mare, no. Mentre invece è un thrilling, è Progetto Golem, vero? Sì, Progetto Golem è una storia di spionaggio e quindi ha una valenza noir, anche se molto diversa naturalmente. Anche tu sei stato accolto con molto entusiasmo, Il libro piace, è piaciuto. La diffusione, come abbiamo già detto l'altra volta, è il problema principale, perché a differenza della sorella che è riuscita a trovare un editore, io sono un self... Sono un autopubblicatore. Sei l'editore di te stesso. E di conseguenza il problema della distribuzione, quindi fare il numero, farlo conoscere, diffonderlo, è molto difficile. È una problematica. Senti, c'è un'analogia tra Progetto Golem e Primo Miraggio. Primo Miraggio è ambientato a Genova, nel genovesato e nelle zone anche più belle, più lussureggianti dell'interland genovese. Progetto Golem è... Progetto Golem ha un respiro più internazionale, ma il protagonista è un genovese e genovano, perciò alla fine la parentela del tutto involontaria, del tutto inconsapevole tra i due personaggi. Non c'è stato qualcuno dei due che ha fatto da mentore o da suggeritore, Roberto Sergio, Sergio Roberto? No, direi di no. Anche perché i libri sono usciti in quasi contemporanea e rapida successione. Sì, sì. Progetto Golem tra gennaio e febbraio, tra giugno e luglio, Primo Miraggio, quindi le informazioni sono state labili. Così. Non c'è stata una domanda. D'accordo. Tu sapevi che lui scriveva mentre tu sapevi che lei scriveva? Io di lui sapevo. Ma io sono il più anziano dei due come scrittore, sono il più giovane dei due, però diciamo che lo scatto è stato piccolissimo, anche lì c'è una coincidenza di cui ci si potrebbe chiedere il motivo. C'è uno scambio, un'osmosi tra questi personaggi che popolano Progetto Golem e Primo Miraggio. Cioè, è venuto un dialogo fra due scrittori, fratello e sorella, che può essere utile anche per un successivo sequel che ci sarà senz'altro. L'idea di scrivere uno a quattro mani l'avremmo anche, da vedere se riusciamo a realizzarla. Ci stiamo lavorando. Un cosiddetto spin-off ci sarà. Sì, cioè, un intervento reciproco di un personaggio, di un'interazione di un personaggio nel libro dell'altro personaggio. In effetti. Un libro a quattro mani, bisognerà vedere. Tanto uno in Germania, l'altro a Genova, non è poi così. Vabbè, ma con internet, sì, con i fax, di me, tutto diventa affascinato. Dunque, noi non abbiamo preparato nulla, anche se ci conosciamo benissimo con Sergia e con Roberto, li ho presentati qua e altrove, specialmente Sergia, e siamo andati a braccio nella scaletta. E la domanda mia non era un'imbeccata fattami prima, però veniamo a scoprire che quello che ho chiesto si realizza veramente. Personaggi che vanno a interagire l'uno con l'altro. Sì, comunque alla fine possono avere un'origine comune, nel senso trovano un caso di cui
portare, e può partire da uno e poi può avere un ampio respiro, un respiro un po' più ampio, diciamo, travalicare la zona di competenza e finire inevitabilmente a livelli più alti. Anche se i tagli sono completamente diversi, bisogna dirlo, perché io in radio l'altra settimana ti ho fatto una domanda molto precisa. È un noir tinto di rosa o un rosa tinto di noir? Primo miraggio. Direi che lasciamo il lettore, perché è difficile dirlo. Sono metà e metà, questo primo è metà e metà, gli altri saranno un pochino più noir. È una sorta di clone montalbanese che si innamora e finalmente si accasa. Punto, 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 virgola. Mette punto, su virgola, famiglia, punto. Se no. Se mette Dio su vuole. Famiglia. Viva. Mentre il progetto Golem. Il progetto Golem, essendo un prototipo tipo 007, anche se l'ho voluto completamente diverso da quello stereotipo, una delle anomalie che lo caratterizza è proprio il fatto che anziché essere su parte di quello che passano le ragazze in bikini avanti e indietro, lui deve solo fare così, questo agente segreto si innamora e sì, anche lui in qualche modo ci casca, mette su ci casca. Diciamo, se vuole sì che ci casca, certo. Non prosegue la sua carriera ineluttabilmente single e celibe come no, James Bond o altri. Chi lo legge, chi l'ha letto, scoprirà che c'è anche una sorta di complicità tra i due, perché anche lei a sua volta. Ci sarà un sequel per il progetto Gold. È già finito, è già terminato, uscirà a novembre dell'anno prossimo. Benissimo, vieni qua a presentarlo. Non è proprio un sequel, è un altro episodio di una, chiamiamola pure, saga. Vieni qua a presentarsi. Ma molto anch'io. Anche tu, è finito. Anche perché stai lavorando attorno. È finito, anche lui vedrà la luce, penso, metà anno, aprile in poi del 2017. Bene. Siamo ansiosi di vedere i tuoi lavori. Io ho letto parzialmente il progetto Golem, non ho letto tutto. Non ho letto. Questo parzialmente. Mentre, no, perché era in inverno. Mentre invece tu sei capitato in estate, quando ero in spiaggia, ho letto Primo Miraggio. Allora, Sergio Moleone presenterà sabato 29 ottobre alle ore 17 al Piccolo Principe di Albenga, per Piccolo Principe, il suo libro Primo Miraggio. E presto speriamo di poter fare la stessa con Roberto. No, magari, d'accordo? Ricordiamo che abbiamo questa manifestazione attiva di te, la maratona del libro, l'evento del libro, dove oltre 30 autori avranno a disposizione 35-40 minuti per imbonire, promozionare, descrivere e possibilmente vendere le proprie opere. 12-15 Teatro Salvini, io 13 Teatro Salvini. Sergio Teatro Monleone, Salvini. Autrice di Primo Miraggio, Roberto Monleone, autore di Progetto Golem. Buon ritorno qua, sui nostri teleschermi. E buon ritorno anche a voi, amici di Liguria Web TV, per le nostre puntate sportive, culturali, spettacolari, solidali. Alla prossima.